Salve gente, benvenuti in questo nuovo video e nuovo episodio della serie della sopravvivenza, sfida della sopravvivenza infatti, e siamo ovviamente molto avanti. Nei scorsi episodi abbiamo fatto veramente molti progressi, infatti abbiamo scoperto anche come possiamo vincere questa sfida, finire questo mondo trionfando, ma di sicuro, come ogni sfida, non sarà per nulla facile, però almeno sappiamo vagamente che cosa dobbiamo fare e non sarà per nulla facile, visto che si sta tutto quanto complicando sempre di più. Ok, e sin dai primi istanti di gioco è meglio fare molta attenzione, perché per chi non lo sapesse, in questo luogo dove ci troviamo noi ora esattamente, stanno arrivando tutti gli esseri misteriosi, perché sono attratti dalla torcia della fine. E sapete qual è l'obiettivo? Sconfiggerli, ovviamente, con l'aiuto di Irwin, magari. Aspettate, abbiamo piccone con fortuna? Non credo. No, infatti. Sconfiggerli tutti quanti con l'aiuto di Irwin, spegnere, distruggere quella torcia della fine. Così finiranno anche in teoria di esistere questi esseri misteriosi. Almeno così dovrebbe essere, si spera. Quindi obiettivo, restare concentrati ovviamente, aiutare Irwin, che dovrebbe anche farsi vedere a breve, e aiutarci a sconfiggere questi esseri e andare avanti. Speriamo che sia così, perché questa alleanza è fondamentale per sopravvivere in questo mondo. Anche Null comunque si sta ancora aiutando, ci avverte ecco, tipo quando sta per accadere qualcosa di brutto, si è appena fatto vedere, quindi speriamo ovviamente di farcela. Lasciate il like, non dimenticato per nessun motivo, perché adesso dobbiamo assolutamente andare avanti. Abbiamo anche un bel po' di oro. Dove l'altro oro? Dove l'abbiamo lasciato? L'abbiamo usato tutto, mi sa. Forse sì, effettivamente mi sa che abbiamo proprio utilizzato tutto. Però non male, 42, potremmo farci altre mele oppure altri 4 blocchi d'oro che potrebbero comunque servire. Attenzione, perché adesso dobbiamo uscire e dare un'occhiata in giro e vedere anche cosa sta accadendo, perché ci sono strani esseri, strane cose stanno accadendo qui. Non promette. Oh mio Dio, non promette bene, eh? Cosa positiva, quando siamo all'esterno del villaggio tutto sembra essere più o meno... più tranquillo. Oh mio Dio, cos'era questo rumore? Non l'abbiamo mai sentito prima, mi sa. Cavolo, ok. Allora, diamo un'occhiata in giro e poi cercheremo di fare qualcosa di utile, no? Dobbiamo iniziare anche a provare a sconfiggere questi esseri con l'aiuto di Irwin, non so, dobbiamo anche capire un po' cosa possiamo fare per procedere, perché diciamo che sì, ok, sappiamo che dobbiamo rompere, cioè dobbiamo sconfiggere questi esseri, spegnere quella torcia definitivamente della fine che da qua si intravede, ma il procedimento non è molto chiaro, ecco, è questo che volevo dire. Diamoci qua anche delle torce che potrebbero servirci, e attenzione. Sapete una cosa? Mi avete suggerito di controllare le varie strutture, perché potremo trovare materiale utile. Infatti credo che controlleremo proprio quella struttura, perché potrebbero essere comunque dei tesori. Magari troviamo altri diamanti, magari altri totem, no? Mele d'oro, armatura più potente. Insomma, converrebbe controllare quella zona finché la situazione qui è più o meno tranquilla. Null si sta osservando, si sta proprio facendo vedere molto spesso, perché c'è qualcosa che non va qui ovviamente. Dato che andremo di là quasi quasi, potremmo anche passare da qui dietro, di questa montagnina che me la ricordavo, perché qui dietro dovrebbe esserci anche quel nostro nuovo amico. E non lo so, ma secondo voi potrebbe anche darci qualche altra informazione, no? Cioè, speriamo, perché sembra essere abbastanza forte come entità. Cioè, non è l'ultimo arrivato in sostanza, quindi proviamo ad entrare qui e vediamo se magari ha qualcos'altro da dirci. Eccolo qui, sì, ci ha appena visti. Poi se non è contento di vederci, ovviamente toglieremo disturbo e ce ne andremo. Cosa cavolo? Ok, straniero. Ho visto quello che tu hai fatto. Forse hai visto il totem che abbiamo fatto a Herobrine. Vedi un attimo, perché sembra dirsi qualcosa. Forse questo essere ha ancora qualcosa per noi.
Proverò ad aiutarti, anche se sarà l'ultima cosa che farò. Ok, proverà ad aiutarci, perché non sembra essere l'ultimo arrivato molto prima. Magari può veramente aiutarci. E sembra così, quindi ottimo, vi ringrazio per avermi dato questo suggerimento. Fai attenzione, qualcosa di più brutto sta arrivando. Credo che tu sarai comodo con quello che ho messo dietro di te, a sinistra. Fai attenzione, loro ti seguiranno. Oh mio Dio, questo è un teletrasporto, mi sa, eh? Ok, ringraziamo. Quello che state sentendo ora... Cavolo. È quell'essere che abbiamo incontrato nella taiga. Oh mio Dio. Ma non dovrebbe essere qui, dovrebbe essere nelle grotte. Non dovrebbe essere qui fuori, in teoria, eh? Ok, qua dove cavolo si esce? Da qua per forza, ok. Sì, oddio, sembra essere nelle grotte. Ci segue tramite le grotte. Non so come faccia a sapere dove ci troviamo costantemente, ma ci segue proprio dalle grotte. E sembra non venire in superficie, almeno per ora non c'è mai stato in superficie. Ma che ca... Oddio. Che cavolo è successo? Ha detto... Oh, c'era nulla, oh mio Dio. Ha detto che qualcosa sarebbe successo, no? Qualcuno sarebbe arrivato. Cosa cavolo ha detto? Qualcosa di peggio sta arrivando. Forse dovremmo utilizzare quello che... Quella cosa lì che ci ha messo per noi. E sembra essere un teletrasporto. Oh mio Dio. Sì, forse è il caso se controlliamo magari più tardi quella struttura là, tipo. Oh, oh. Oh mio Dio. Qua c'è qualcosa, vuoto. Controlliamo un attimo cos'è sta roba. Dovrebbe essere un teletrasporto. Sì, infatti. Oh mio Dio, però richiede esperienza. Che cosa, cavolo? Cos'è stato? È nulla. Oh! Che ca... Cosa cavolo è qua? Non guardiamo, ma che se senti, mi sa che ci ha visti, eh? Mi sa che ci ha visti. Cosa... Oh! Cosa cavolo era quella roba? Nulla ancora. Ok, quello è serio, mi sa. Quello è molto serio. Altro essere che forse è stato evocato dalla torcia della fine. Potrebbe essere quello più pericoloso mai incontrato fino ad ora. Cavolo, potrebbe, eh? Ok, forse converrebbe utilizzare quel teletrasporto? Sprecheremo livelli però, ma abbiamo alternative. Sarebbe bello fare gli enchant, ma mi sa che il teletrasporto è più importante ora. Forse andare via da qua potrebbe essere la cosa più corretta. Anche se l'ha detto che ci seguiranno, eh. L'ha proprio detto. Ok, vediamo un attimo, la pianura oppure taiga innevata? Ok, proviamo nella pianura perché richiede un livello. Vediamo, eh. Ok. Oh mio Dio! Ha messo dei teletrasporti per noi! Per tornare più agilmente! In questa area, per esempio. Nelle aree che conosciamo. Quindi taiga sarebbe il bioma quello... quello innevato, no? Dove abbiamo incontrato quell'essere strano, insomma. E, vabbè, avete capito, non serve che dico altro. Mucca, mi stai stavi spaventando. Visto una cosa avvicinarsi. Oh mio Dio. Però ci seguiranno questi esseri, eh? Ci seguiranno. Oh mio Dio, ok. Attenzione, eh? Stiamo attenti. Però questa zona... Oh? Oh mio Dio. Che ca...
Facciamo che andiamo un attimo nella casetta, eh. Anche perché... però dopo ci sono livelli, per fare... Per usare il teletrasporto. Ok, allora facciamo un enchant. E poi gli altri... Oh mio Dio. No, 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 aspetta, aspetta. Ok. Qui possiamo stare tranquilli, non lo so. Vi ricordate questa zona, Potremmo tornarci, così possiamo tornarci anche con più tranquillità. E l'armatura dobbiamo enchantare, no? E lapis, ne abbiamo due. No! Non abbiamo lapis, seriamente? Ok, questo potrebbe essere brutto, perché... Servirebbe un lapis e ne abbiamo due. No, 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 no. No, aspettate. Ok, per fortuna. Ma abbiamo di diamanti, Potremmo portarceli. Vabbè, anche dei totem abbiamo qua. Potremmo... Allora, con calma, perché sto già impazzendo. Facciamo una cosa logica. Enchantiamoci o questo. Poi valutiamo un attimo. Allora, qua, protezione 4, direi di farlo. Oppure unbreaking. No, facciamo protezione, direi che è essenziale questa cosa, Oh mio Dio, così a caso una valanga di cose. Protezione 4, acqua finita, unbreak e respirazione 3. Cosa? Questa si chiama fortuna, ma se siamo fortunati saremo anche sfortunati, è ovvio. Quindi adesso prepariamoci probabilmente al peggio, giusto? Direi che ora comunque abbiamo ben due obiettivi. Il terzo ovviamente vincere, sconfiggere tutti quanti, distruggere quella torcia. Ma abbiamo due obiettivi: capire che cavolo di essere nuovo c'è, che è stato appena evocato dalla torcia della fine, e aiutare, continuare a potenziare Hiro e parlare con lui e capire un po' come gestire questa situazione. Direi che queste sono le cose che dovremo fare ora. Abbiamo anche 5 blocchi d'oro contando questo, Quindi questo ce lo portiamo con noi. Perché significa altro totem di Irme, non sarebbe male magari trovare teste corrotte, però tutto sommato complessivamente ci potremmo anche accontentare di torce normali, che dite? Io direi assolutamente di sì. Diamo un'occhiata qui fuori, attenzione perché esseri qui mi sa che non mancano e se quello che ha detto quel tizio è vero, potrebbe arrivare anche quello nuovo da queste parti. E potrebbe non essere per nulla divertente tutto ciò. Situazione qua comunque è decisamente tranquilla, sembra, eh? Perlomeno l'area sembra essere tranquilla. Qui potremmo ampliare la farm per prendersi anche qualche livello. Però, oddio, ci servirebbe altro oro. E dove lo troviamo l'oro? Se non nel Nether. Forse converrebbe dare un'occhiata al Nether. Non so però se è un luogo sicuro il Nether. Cioè, allora, di sicuro non è sicuro, ma... Meglio o peggio rispetto... Brutto segno questo, Rispetto a dove ci troviamo ora? Questa, diciamo che è la domanda... più importante, Continuiamo qua a prendersi un po' di carne, intanto. E fare anche un po' di esperienza. Ancora nulla, avete visto? Non ti sta facendo vedere molto spesso, Ok, mucca, prendiamoci un altro po' di esperienza, poi andremo nel Nether. Adesso, anzi, mi sa che ora, tipo, andremo nel Nether. Questa spada che bonus ha? Looting 3, ok. Ah beh, sì. Nulla di particolare, Attenzione. Nether di qua, ovviamente. Accediamo al Nether e da lì poi prenderemo le risorse, insomma, no? Facendo ovviamente attenzione. Perché quando la situazione è tranquilla, come è ora. Nulla. L'ho visto, oh mio Dio! L'avete visto anche voi, giusto? È andato di là. E qua un fulmine è caduto. Perché è caduto un fulmine lì? Andiamo subito di qua, Forza, forza. Non so se sarà... Come, non so come sarà il Nether, però, Ok.
prima impressione sembra ok. Ma la verità la scopriremo a breve. Tra l'altro, attenzione perché l'oro non lo possiamo prendere direttamente con questo piccone, ovviamente, ma... Oh mio Dio, ci sono quelli. Vabbè, insomma, l'equipaggiamento più o meno ce l'abbiamo, no? Facciamo una cosa. Diamo un'occhiatina di qua. Se per caso ci sono altre aree dove sembra logico andare, ci andremo. Altrimenti... questo però ci dà esperienza, no? Perché non lo rompiamo col piccone, giusto? Mi sa che qua ci converrebbe proprio utilizzare il piccone normale, oppure facciamo tutto quanto fuori dal Nether. Usiamo questo piccone e poi quando saremo fuori dal Nether inizieremo a usare il piccone normale, in sostanza. Forse è meglio. Credo, non lo so. Speriamo che sia l'idea giusta questa. Andiamo di qua, dai. Sì, forse il Nether rispetto ad altre aree ora potrebbe veramente risultare un pochino più tranquillo. Rispetto ad altre aree, ovviamente, perché l'Overworld è un disastro. Non siamo mai stati nell'End, comunque, nemmeno nel Void, quindi... Non lo so. È un rumore un po' strano, ma forse era un rumore ambientale, no? Del Nether, quindi nulla di preoccupante. Almeno me lo auguro. E sì, comunque prendiamoci il quarzo. Non tanto perché ci serve il quarzo, ma perché poi potremo farci esperienza con il quarzo, no? Guarda qua quanto, ok. Illuminiamo un attimino però, perché sennò qua non ci vediamo un bel niente. Esperienza, allora, se dovessimo arrivare al 30° livello potremmo fare l'altro enchant e poi i restanti livelli li utilizzeremo ovviamente per il teletrasporto. Adesso andare nella taiga innevata non penso... oro. Non penso sia nemmeno necessario, ora come ora, quindi... Direi che possiamo anche evitare di fare questa cosa. Però guarda qua, un bel po' di oro. Lo stiamo raccogliendo, giusto, eh? Spazio, sta iniziando a scarseggiare, eh? Magari facciamo così. Facciamo anche così, eh? Tanto questi blocchi non dovrebbero servirci. Mostri qui comunque tutto tranquillo, sembra, eh? Sembra tutto tranquillo. Teniamo bene a mente, magari il Nether potrebbe essere un riparo. Incredibile come, come cosa da dire, però sembrerebbe essere così, eh. Ok. Attenzione perché mi sa che ne stiamo prendendo veramente tanto, 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 eh. Quindi molto bene. Ok, glowstone, ma quasi quasi potremmo anche prenderla. No, no, ma mostri qua. Vabbè, a parte quelli che non sono nemmeno poi così... nulla, eh? Non si è fatto vedere ora, però. Non sono così rilevanti quelli, però... Intanto non si è fatto vedere. Come sapete... Non è detto che sia un buon segno. Ok, guarda qua quanto... Assicuriamoci che abbiamo spazio. Sì, siamo già a più di uno stack. Perfetto. Non so a quanto corrisponde in termini di livelli. Però comunque uno stack non è male. Su questo non c'è alcun dubbio. Continuiamo la raccolta. E se siete arrivati a questo punto del video, vi ricordo il like. Perché anche questo episodio di sicuro non sarà corto. Non so quanto sarà lungo, ma corto... Ecco, corto di sicuro no. Ok, altra area qui. Guarda qua. Ok, ok. Questi non rompono le scatole, no? Questi se li attacchiamo rompono, se no non dovrebbero rompere. Vabbè, a parte che comunque con l'armatura che abbiamo, in ogni caso, non dovrebbero essere problemi. Ovvio che se arrivano in 100, problemi sì, ci saranno. Oddio, ma mi sono appena reso conto di una cosa. I nostri poteri sono svaniti. Ma sono svaniti quando siamo entrati nel Nether.
Oddio, dovrei ricontrollare la registrazione, non ci ho neanche fatto caso. Mi ero abituato ad averli e effettivamente non li abbiamo più. Quando cavolo sono spariti questi poteri? Oh, lol di nuovo. Dai che sono spariti ora? Non ci ho fatto caso, eh? Non me ne sono proprio accorto. E questa cosa non mi piace affatto perché ora siamo sicuramente un pochino più vulnerabili. Comunque solo 8 di ferro, di oro non è il massimo, eh. Ok, che abbiamo preso un bel po' di quarzo, ma e qua ce n'è un'infinità di quarzo. E là siamo anche già stati. Però insomma non è il nostro obiettivo il quarzo, eh. Cioè, sì, per i livelli ci sta. Ma cavolo, vorrei prendere più oro. Ok, lì c'è. Cerchiamo di non saltare l'oro quindi, perché ci serve, eh. Questo ci sta cadendo però. Maledizione. Vabbè, facciamo cadere anche il quarzo, poi lo prendiamo. Andiamo di sotto un attimo, no? Lo prendiamo, non ci saranno di certo problemi. Andiamo di qua. Ci faremo un po' male, però. Abbiamo caduto di più, ma no. Magari. Guarda quanto ce n'è qua. Resistenza a fuoco invece ce l'abbiamo? Questo vorrei capire. Resistenza a fuoco sì. Ok, ok. Ok, proseguiamo, eh. Ok, qua si riesce a vedere molto, eh. E siamo anche nella fortezza. Penso sia la solita fortezza, eh. Quella dove siamo già stati. Però sì, qui non c'è nebbia, eh. Riesce a vedere molto in lontananza, però oro non siamo messi bene ancora, eh. Vabbè, accontentiamoci, dai. Siamo nella foresta qui, è tutto tranquillo. Proviamo a proseguire. Però qui di oro non ne vedo, eh. Quarzo, ok, abbiamo sino troppo di quarzo, poi mi sa che ci tocca uscire, però comunque quanto abbiamo di oro? 16. Allora, se riusciamo a trovare un altro pochino, potremmo fare altri 2 blocchi d'oro. Se ne abbiamo 4, 5, 6, 7, poi ne mancherebbe uno, che forse sappiamo anche dove possiamo trovarlo. Nella zona, come si chiama? Quella... come posso descriverlo? Quella casetta, in sostanza, nel deserto, no? Simile a dove abbiamo scelto la nostra base. Potremmo andare là e, in teoria, potremmo trovare altro oro, là, dato che abbiamo trovato la nostra casetta. Poi, insomma, ne abbiamo un po' sparso in giro. E stiamo attenti. Non dovrebbero esserci problemi, dai. Forse è meglio se iniziamo a tornare indietro, quindi. Ok, là sotto c'è dell'oro. Direi che converrebbe allora scendere, eh. Andiamo così. Solamente 2? Vabbè, almeno ne abbiamo 18. Quello che volevamo trovare, no? Ok, rigeneriamo con la carne. Vabbè, no, facciamo col pane, dai. Poi tentiamo di andare all'uscita. Ok, siamo quasi tornati in teoria. Qua non c'è nient'altro. Sembra proprio di no. Vabbè, usciamo così, dai. Abbiamo un bel po' di quarzo e tante altre risorse. Stiamo attenti ora però, perché sapete quali sono i problemi, no? Ok. Andiamo alla base? Obiettivo, andare alla base. Carbone lì? No, vabbè, non ci interessa. Beh, oddio. Beh. Allora, se non ce l'abbiamo lo prenderemo poi, dai. Facciamo così. Ottimizziamo un po' il tutto. Sentivo dei passi strani. Andiamo di qua, Cerchiamo di entrare subito, immediatamente, nella nostra casetta, Perfetto, ok. Molto bene, allora, vediamo un attimo qua come siamo messi. Ok, c'è del carbone ovunque. Mettiamo qui a fondere l'oro che abbiamo trovato. Qui, vabbè, di ferro ne abbiamo, anche carbone, effettivamente. Non è un problema, Molto bene, abbiamo anche dei blocchettini qua, tutto sommato ci sta. Adesso dobbiamo fare una cosa, qua ci impiegheremo un po' di tempo, però va fatta, La faremo anche qui dentro perché non mi sembra il caso di farla all'esterno, Li mettiamo qua, il nostro piccone in... per... nulla, Sta arrivando qualcosa? Efficienza, sì, no, vabbè, facciamo con questo qua, dai. Attenzione, perché comunque il piccone si sta anche danneggiando e non si è fatto vedere qui.
Non è un buon segno, eh. Proprio per niente. Comunque sia, d'occhio, mi sa che ce la possiamo fare a raggiungere il 30° livello. Se riuscissimo, finalmente completeremo l'armatura, eh. Poi sarà ancora un po' migliorabile, ma perlomeno l'abbiamo completata con gli enchant. Ancora nulla, eh. Nulla qua che ci osserva. Che cavolo, eh. Tutto bene, Null? Hai qualcosa da dirci? Commetto di sì, eh. Commetto che c'è qualcosa che non va. Ok. Questo lo riconosciamo, eh. Pericoloso? Sì. Letale al 100%? Quasi. Non sottovalutiamo nessuno, eh. Ops, ho tolto una torcia qua. Lasciamolo che... non vorrei che... non vorrei agevolare questi esseri, insomma, eh. Che ca... Mi sa che è questo suono abbiamo sentito nel deserto e abbiamo visto qualcosa di strano. Mi sa che quell'essere potrebbe sapere dove siamo. Stiamo attenti, eh. Comunque sì, 30 livelli li facciamo sicuramente. Quindi molto bene. L'arco ce l'abbiamo, non mi ricordo più, ma abbiamo fatto un arco o sbaglio? Oddio, chissà dove l'abbiamo lasciato l'arco. No, ma un arco... Un arco l'avevamo fatto, eh. Un po' di movimenti qui fuori. 30 livelli appena fatti, molto bene. Che si fa adesso? Continuiamo così. Ecco. Tanto per cambiare, eh. Tanto per cambiare. No, vabbè, continuiamo... nulla, lo so che ci sono problemi, lo so bene. E che dovremo anche stare molto attenti ora. Perché qua ci stanno seguendo tutti gli esseri. Rimane solamente da sentire quello che abbiamo incontrato nella taiga, no? Ecco, rimarrebbe quello e poi mi sa che siamo al completo qua. Anche quello da queste parti, non so se esce, forse... Dato che abita nei biomi più freddi, nel deserto non può uscire, rimane nelle grotte perché fa troppo caldo. Ma qui siamo in un bioma abbastanza fresco, cos'è? Pianura, foreste, siamo circondati dalle foreste. Potrebbe anche farsi vedere. Ci siamo comunque, abbiamo ben, guardate quanti livelli, 31 e mezzo. Perfetto, ok. Lasciamo qua il quarzo che non è che ci interessi molto attualmente. Ne abbiamo ancora 4. Vabbè, sentite, lasciamolo qua. Dobbiamo fare l'enchant. Allora, lapis. Abbiamo due, altri due qua. Quindi ne abbiamo sufficienza. Non per molto, eh. Vabbè, qualcos'altro. 17, ok, siamo stati fortunati. Quindi, dicevamo, pantaloncini. Cosa? Last protection. E non è che sia proprio il massimo, però alternative non lo so. Aspettate, potremmo provare su un libro. Poi magari un'incudine possiamo fare, di ferro ne abbiamo, non sprechiamolo, ma ne abbiamo parecchio, quindi potrebbe anche avere senso. Libri però ne abbiamo qua, in teoria sì, ne dovremmo avere, aspettate. Libri. Ok. Sì, ne abbiamo. Fulmine... Sospetto, forse sarebbe il caso di controllare. No, questo non ci facciamo nulla. No, piuttosto facciamo questo e speriamo che esca qualcos'altro, anche se di fortuna, no? Già ne abbiamo avuta un po', unbreaking, dai, va bene. Armatura un po' versatile. Fire protection, blast, unbreaking protection, protection, unbreaking respiration, no, vabbè. Armatura, diciamo, versatile, va bene così. Allora, lasciamo qua un po' di cosettine, che dite? Lasciamo qua queste cose che tanto negli altri luoghi non ci servono e direi di procedere. Attenzione, perché ci sono molti movimenti qui. Direi di tornare nell'area quella dove eravamo prima, eh. Qui oro non ce n'è. Qui invece sì, quello che abbiamo messo poco fa. Qua oro ce n'è. Qualcosina, vabbè, portiamolo tutto. Anche perché ci servirà
dove andremo ora, no? Quindi, facciamo così. Ok, ne avanziamo anche un po', ne abbiamo tre. No, ma mi sa che ci arriviamo, eh. Mi sa che ci arriviamo. Ok, eh. Attenzione però, eh. Tutto tranquillo qui? Abbiamo appena sentito un po' di rumori, ma il fulmine esattamente... Icca. Ma è delle grotte questo, eh? In teoria nelle grotte. In teoria nelle grotte. No, non è... non è il totem. Pensavo fosse stato il totem di Irobre, ma non è così. Ok, torniamo nel deserto, che dite? Penso che sia la cosa più logica da fare. Diamo solamente un occhiettino da sopra per dare un'occhiata panoramica all'area. Poi dritti nel deserto che dobbiamo recuperare il materiale. No, comunque tutto tranquillo qua. Non è tranquillo, ma è stabile la situazione per ora. Deserto? Diamoci una mossa, eh. Meglio se ci andiamo subito. Vediamo, eh. Tra l'altro da qua si potrebbe anche andare nella taiga per controllare, ma non penso sia il caso. Ok. Deserto. Ah, da qua uno. Per andare alla taiga, uno da qui. Ok, teniamolo bene a mente questo che potrebbe chiaramente tornarci utile come cosa. Sì, perché ne richiede tre dal deserto. Quindi converrebbe usarne due, ovvero uno per venire qui alla pianura e poi un altro alla taiga innevata. Risparmieremo un livello. Andiamo al deserto intanto, non dobbiamo andare alla taiga. Magari poi ci andremo. Ok, eccoci qua. Qua c'è il nostro amico, tutto bene? Se te sei vivo significa che o ti sei difeso o comunque ecco qualcosa sai fare qua. Ma questo qua non me lo ricordo, questo coso qui è glitchato, è glitchato, non capisco. Sembra tanto glitchato sto coso. Che cavolo c'è là sopra? Oddio, la costruzione. Ma può essere che mi sto confondendo, eh. Tanto di là guarda che montagna, oddio. Ma quello, boh. Vabbè. Potete immaginare costruire una bella base. Cavolo, via subito, via. No, l'ho visto. L'avete visto anche voi? L'avete visto anche voi? Blocchi subito. Continuiamo quella zona là. Quei pipistrelli qua, ma che cavolo? Pienissimo, eh. Ah no, beh, c'è un canyon. Oh, nulla. Guarda che spavento. Lo so che ci sono un po' di problemi, eh. Una grotta qua. Oddio. Ma c'è anche un'altra casettina, sembra, con i mattoni strani. Allora, a parte i pipistrelli di là... Tranquillo, ok. Facciamo una cosetta però. Oh mio Dio. Mi chiedo per uno scuro. Occhi bianchi. Ok, forse... Ma è vero anche l'ultima volta occhi bianchi? Vabbè, Irwin comunque. Mi sto un po' confondendo, eh. Comunque sì, Irwin è totalmente oscuro. Si lascia vedere, inganna un po'. Quando è nell'oscurità sembra totalmente oscuro. Ma se hai gli occhi diversi rispetto all'ultima volta, cosa... Cosa sarebbe cambiato esattamente? No, ma qua è tutto aperto, oddio. Questa casa è totalmente aperta. Io non va bene così, eh. Puoi chiudere con la... Netherrack, cioè... Non che la sandstone sia molto più resistente, però... È una netherrack proprio...
È come non chiudere praticamente, eh. Ah. Ok. Abbiamo una pala, rigeneriamo prima di tutto. Controlliamo bene che non ci siano anche altri passaggi di qua. No, è tutto chiuso qua. Non è tutto chiuso. Oddio, ma ci sono tante aree aperte qua. Oddio, lì sopra c'è qualcosa? Adesso controlliamo, eh. Allora, qua chiudiamo, ovviamente. Qui sopra se c'è qualcosa lo prendiamo, altrimenti... inutile lasciare tutto quanto aperto. Sì, una casetta simile a quella che abbiamo preso noi. Un po' costruita peggio, diciamo. Andiamo così. E così, direi che... meglio, eh. Ok, una pala dovremmo averci, eh. No, non ce l'abbiamo. Non abbiamo nemmeno legno qua. Come cavolo facciamo a scavare? Organizzazione non ottimale, però in teoria... c'è qualcosa, dovrebbe essere qui dietro. Quindi la pala potrebbe non essere così essenziale. Vediamo. È sabbia questa, no? Sì, sì, infatti è qua dietro, ok. E teniamoci questo. Ferro. E oro, perfettissimo. Ok, ok, ok. Proviamo un attimo qua, ma non mi sembra che ci sia altro. No, altro ferro invece. E anche altro oro, ok. E altro oro ancora. E altro ferro, e altro oro, oddio. Ok, molto generoso questo, questa struttura, rispetto addirittura anche alla nostra base che abbiamo scelto, no? Sì, decisamente. Ok. No, non c'è altro, e beh, direi che abbiamo preso anche abbastanza. Ok, potrebbe esserci un'altra chest qui nell'angolo o nell'altro. Però di solito non, almeno nella nostra casa, non c'era nulla di così entusiasmante. Ok, usciamo da qui. Tutto tranquillo? Sembrerebbe di sì. Ok, vorrei controllare un attimo il villaggio, perché la situazione sembra essere cambiata qua. È tutto decisamente diverso. Attenzione, nulla. Qua, se noi vogliamo scappare e correre qui, converrebbe fare una cosa... di questo tipo perlomeno, no? Almeno entriamo e ci barrichiamo. Direi, eh? Ok, andiamo. Sabbia direi che possiamo anche buttare. Va bene così. Controlliamo il villaggio, dai. Facendo ovviamente attenzione. Già che ci siamo, controlliamo questa zona. E anzi, abbiamo 8 di oro. Nulla. Neanche nulla in fondo. Quindi, se noi recuperiamo l'altro oro che abbiamo... in teoria... dobbiamo avere abbastanza oro per fare quasi 2 totem di irme, no? Ne potremmo fare un al villaggio. Il problema sono le teste. Mi sa che ci tocca andare per forza nella taiga a prendere altre teste. Teste corrotte non lo so se ce ne sono altre. Potrebbero anche esserci se ci pensate, perché ne abbiamo trovate nella miniera. Magari altri giocatori hanno fatto una brutta fine e sono stati corrotti. Di conseguenza potremmo fare un totem serio di irme. Mi sa che ci dobbiamo andare, eh. Che dite? Tra uno sforzo non indifferente. Anche perché là ci sono anche altri esseri, tipo anche quello Steve, stranissimo, ve lo ricordate? E anche altri potrebbero raggiungersi. Però se non abbiamo alternative, abbiamo le teste normali. 12 ne abbiamo, eh. Guardate qua quanti, 12. Ci converrebbe... converrebbe, eh? Ma cavolo, non c'è nulla, attenzione, attenzione, ma è, non è qui, no? Oddio, sentivo un rumore vicinissimo, era vicinissimo questo suono, eh? Lo pensavo fosse qui sotto. Vabbè, non è qui sotto, ma è qui da qualche parte comunque, eh. Ok, controlliamo un attimo da sopra. Poi andremo al villaggio, controlliamo un attimo il villaggio e poi
che ci piaccia o meno, tocca per forza andare in un luogo non molto divertente, eh? Nella taiga. Nello specifico nelle grotte della taiga. Proprio brutto, eh. Sapete che facciamo qua? Oh mio Dio. Ci mancava pure questo, eh. Un ponticello così per buttarci in acqua, no? Tipo dobbiamo scappare, no? Ci buttiamo fuori, ci buttiamo direttamente in acqua. Che cavolo c'è là? Ah, ok, niente. Una grotta. Attenzione, eh. Andiamo di qua. Volevo vedere dove cavolo fosse quello che abbiamo appena sentito. Ma non lo vedo. Vabbè, notiamo un attimo, dai, andiamo di qua. Obiettivo villaggio, poi taiga. Ok, eccoci qua. Cavolo, sta struttura strana, boh. Nulla di rilevante, credo. Già che ci siamo, controlleremo anche il tempio. Giusto per vedere se è cambiato qualcosa, se è qualcosa di nuovo. Penso che abbia senso, no? Credo proprio di sì. Tranquillo, ci servirà anche la pietra muschiosa comunque, eh? Non sarebbe una cattiva idea procurarcela, perché non so se ce l'abbiamo. E se troviamo un altro po' di oro possiamo fare ben due totem di iron, quindi per forza di cose ci servirà la pietra muschiosa. Mi sembra decisamente ovvio questo. Oh mio Dio, c'era nulla. Movimenti qui comunque, eh. Qui c'è la torcia della fine. Rigeneriamo subito, eh. Secondo me dobbiamo potenziare Iron Man per forza, anche perché i poteri che ci ha dato sono finiti. Di conseguenza, ecco, dovremmo potenziarlo così magari ci darà dei poteri che durano di più. Perché sono già finiti quelli che ci ha dato, eh. Poi magari ci aiuterà nel momento del bisogno, però così non è che mi convinca troppo. Ma va bene. Qui comunque tutto tranquillo. Vediamo di andarcene al villaggio ora. Si può scendere di qua e esploriamo, anche magari scopriamo qualche altra area importante del tempio che potrà tornare utile. Qua c'era una cesta, se non ricordo, una cesta trappola praticamente. E qui si vede il villaggio. Il villaggio sembra essere tranquillo. Magari nel villaggio troviamo altro oro però, eh. Non sarebbe male controllare il villaggio anche per l'oro. Effettivamente, vi ricordate quelle casette dei vari fabbri? Cosa c'è là? Altro villaggio? E? Altro villaggio, ok. Altra struttura, là. La portale, sembra, eh. Rovine del portale. Ok, ok, montagnetta di Irmen lì c'è anche. Oddio, è la piramide rimasta a controllare. Anche nella piramide potremmo trovare l'oro. Oh, oddio, null. Qualcosa non va, null, che ti sei fatto vedere? Oh mio Dio. Sì, qualcosa non va, mi sa, eh. Mi sa che qualcosa non va per davvero. Oddio, qua tutto strano scavato, ok. Controlliamo anche da questo lato, magari c'è qualcosa. Oh. Ma? Movimenti, eh? Sì, rovina il portale. Non vedo il blocco d'oro. Ma potrebbe essere anche lì per terra da qualche parte. Di un'altra struttura. No, direi che avrebbe molto senso controllare il villaggio e quello in lontananza. Ovviamente. Perché, vabbè, potremmo trovare altro oro. Ovviamente, molto bene. Però che ci piace o meno, nella taiga innevata, nella zona delle grotte in particolare, ci dobbiamo per forza andare.
Questa cosa non mi piace. Però lo dovremo fare. Ok, direi di fare un'altra cosa. Continuiamo il villaggio, questo qua. E poi, successivamente, villaggio qui nel deserto. Se la situazione rimane abbastanza stabile come ora, ne approfitteremo. Capodo! Capodo! Capodo, questo è inquietantissimo! Enderpearl per forza? Mi sa che ci serve l'enderpearl per forza, eh? No? No, 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 forse no. Meno che non sta facendo il giro. Non so se sta facendo il giro. Nel dubbio andiamocene. E quello si è pericoloso. Allora, si riesce a scappare da quello? Sì. Ma non è così semplice. Sta facendo il giro, però ci sta per fregare. In modo molto brutto, eh. Boh, no, non lo sta facendo. Corriamo di qua, andiamo al villaggio, eh. Spero che ci abbia persi. Perché se così non fosse, il divertimento sarebbe praticamente finito, eh. Boh, chissà dov'è. Uff. Movimenti nelle caverne. Intanto sì, movimenti nelle caverne. E il villaggio è tranquillo comunque. Com'è possibile che è così tranquillo? Insolita questa cosa. Vabbè, non è un problema, eh. Qua lagga anche, sempre nel villaggio c'è un po' di lag. Oddio, però dobbiamo trovare l'oro. Se conviene andare direttamente o nel villaggio nuovo, oppure non lo saprei, eh. Intanto facciamo un totem di Iroben con quello che abbiamo, trovando ovviamente le teste della miniera. Ovviamente, eh. Credo che sia forse la cosa più corretta questa. Ho tutto chiuso, siamo già stati quindi, eh. Ok, cavalli qua. Niente. No, spostati. No, ma siamo già stati qua. Nulla di utile. Ma vabbè, dai, direi che possiamo concludere questo episodio proprio qui. Nel prossimo episodio, se la situazione rimane così come è ora, ovvero sì, qualche movimento ma non troppo, bene, proseguiremo e andremo nell'altro villaggio qui a controllare anche la piramide e le altre varie strutture che abbiamo visto in lontananza. E poi andremo nella taiga, passando la pianura per risparmiare un livello, che direi che, voglio dire, se possiamo risparmiare un livello, ben venga, no? Ma non incastriamoci, per favore. Controlliamo intanto se ci sono risorse qua, ma... Oddio, un piccone, guarda, lo prendo, e anche una pala. Però... Avrei preferito altre cose, ovviamente. Ma vabbè, direi che possiamo concludere quindi questo episodio esattamente in questa casetta. Andiamo sul tetto. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Capodo. È un null. Questa cosa non mi piace, eh. Questa cosa non mi piace affatto. Attenzione, al prossimo episodio avremo un po' da fare, eh? E quello potrebbe crearci un po' di problemini, eh? Alla prossima, ciao!